Ovviamente, sempre rimanendo nell'ambito delle geoscienze, come ho detto, diciamo, ambito in cui io mi muovevo all'epoca per via della mia ricerca, vi furono delle informazioni interessanti ed importanti che Lori ebbe a riferirci, non solo lei direttamente, ma anche grazie all'ausilio di Ram. Parliamo già del 24 giugno del 2013, dove su un mio, diciamo, taccuino, appunto, si parla per la prima volta di previsioni sismiche della Puglia e del Centro Italia. Quindi, ripeto, era il 24 giugno 2013. Nel corso della trattazione di questi eventi, che avrebbero visto un forte sisma al Centro Italia, io non potei non seguire, diciamo, le informazioni che Ram ci riferì all'epoca, e per cercare di comprendere quando un forte sisma avesse poi distrutto il centro Italia, iniziai a chiedere delle informazioni precise all'entità, chiedendo lui di indicarci degli eventi che temporalmente avrebbero preceduto questo forte sisma, perché a quanto pare non avrebbe potuto dirci effettivamente la data e l'ora in cui questo sisma si sarebbe verificato, probabilmente per non fare in modo di fare in modo di non permettere a noi di alterare diciamo, il futuro, ecco, diciamola così. Quindi chiedemmo lui di indicarci comunque degli eventi che potevamo seguire, che ci avrebbero poi suggerito diciamo, l'ambito temporale in cui tale sisma si sarebbe verificato. Questa era una tecnica che Lori utilizzava da anni, perché le entità gli fornivano dei ragguagli su eventi poi che si sarebbero verificati, tipo faccio un esempio, ad esempio la Concordia, no? La nave Concordia che si sarebbe poi affondata. Ecco, Lori già lo sapeva prima. Aveva tra l'altro scritto anche ad alcune TV nazionali molto importanti, senza però che ci fosse poi stato seguito, insomma. Quindi, per mezzo di questa tecnica da noi utilizzata, venimmo a conoscenza di fatti che poi si sono presentati e che hanno praticamente preceduto l'evento sismico vero e proprio del Centro Italia. Uno di questi eventi fu, ad esempio, l'incidente avvenuto in Italia tra due caccia che, diciamo, poi caddero sul suolo italiano, determinando anche un ingente incendio, insomma, oltre che insomma, le vittime, insomma, dei due aerei, insomma. Questo è il primo. Poi ci aveva parlato di uno strano fenomeno che sarebbe stato osservato sul nostro pianeta, una sorta di chiarore e luce, insomma, non si capì bene all'epoca a Ram a cosa si riferisse, che poi è stato effettivamente osservato la notte tra il 23 e il 24 agosto del 2014, quando, diciamo, alcuni piloti su un aereo sull'Oceano Pacifico notarono praticamente nei pressi della penisola della Kamchatka, proprio in prossimità del suolo, delle strane luci, come se ci fossero, diciamo, improvvisamente accese le luci di una città, ma in quell'area, come si sa, non ci sono città ed è completamente spopolata l'area. Quindi, vi erano anche delle foto che ritraevano tale osservazione, pubblicate sul web, insomma, che fecero poi il giro del mondo, ma ripeto, sono fatti che Ram già ci aveva detto prima che tutto questo si sarebbe poi verificato, insomma, si fosse verificato. Si parlava ad esempio di uno strano chiarore verde, poi che comprendemmo essere una sorta di aurora osservata appunto in quota, e questo era dovuto in parte anche all'attività geomagnetica terrestre e all'attività solare, che proprio in quel periodo avrebbe poi determinato proprio forti tempeste geomagnetiche o quantomeno degli incrementi, insomma. Ci riferì poi, diciamo, che vi sarebbero stati dei forti temporali in Italia che avrebbero
poi determinato anche danni e morti. Tutti sanno che tra il 3 e il 5 settembre 2014 vi furono ad esempio delle condizioni meteo avverse che determinarono nel Gargano ingenti danni, anche morti, insomma, quindi questa cosa ci fu riferita anche questa, diciamo, da RAM all'epoca, e si trattava anche in questo caso di eventi che avrebbero preceduto il sisma forte che poi si sarebbe presentato nel centro Italia. E ci aveva anche detto che ci sarebbe stata una scossa sismica, diciamo, di una certa intensità. E tant'è che il 24 dicembre 2014, alle 12:40, ora italiana, un sisma di 4,1 di magnitudine colpì il Molise, destando paura appunto nella popolazione. RAM ci aveva riferito questo il 20 dicembre 2014, ovvero 4 giorni prima. RAM ci aveva detto che ci sarebbe stata questa scossa lì localizzata, che poi c'è stata veramente. Questo è tutto scritto su alcuni diari che io all'epoca avevo e sui quali poi è stato scritto un libro, insomma. Ci aveva sempre riferito che quelli sarebbero stati, quindi i giorni precedenti al forte sisma, dei giorni caratterizzati da un'intensa attività solare e quindi di conseguenza da un'attività geomagnetica importante. Ci disse appunto questo perché sapeva che io studiavo tali fenomeni, ero spesso, diciamo, alla ricerca di informazioni relative all'attività solare, proprio per via dei miei studi in ambito delle geoscienze. E non a caso aveva deciso appunto di fornirci un importante segnale temporale che avrebbe preannunciato un forte sisma nel centro Italia, proprio di carattere astronomico, proprio perché io me ne interessavo. E l'informazione ci venne data il 4 settembre 2014. Ebbene, il 29 marzo del 2016 una grande ed ampia macchia solare diciamo, aprì sul Sole, confermando come forse eravamo proprio vicini all'evento temporale che avrebbe poi caratterizzato il forte sisma del centro Italia. Ma non solo, in quel periodo RAM ci aveva detto che ci sarebbe stato un segno che noi non potevamo fare a meno di non notare, che era quello di una macchia solare a forma di cuore, una macchia solare che si sarebbe aperta, che tutti avrebbero potuto vedere e che indicava precisamente la vicinanza al forte sisma del centro Italia, che entro breve avrebbe poi distrutto parte dell'Italia. Io ricordo che rimasi un po' allibito sentendo queste sue parole, però decisi comunque di temporeggiare e di vedere se poi effettivamente ci fosse stato, si sarebbe poi presentato un evento del genere. Ebbene, che ci si creda o no, l'evento si verificò il 13 aprile 2016, diversi anni dopo che RAM ce l'aveva indicato. Ora io dico, com'è possibile questo? Cioè, indicare un evento preciso con una precisione tale che neanche il più grande dei maghi o illusionista può fare una cosa del genere. Ci aveva detto di questa macchia solare a forma di cuore e si era presentata 2 anni dopo. Ovviamente se ne riportò notizia dappertutto, TV nazionali, siti, diciamo, di astronomia, sia nazionali che internazionali, insomma tutti potemmo vedere questa macchia solare a forma di cuore. Se qualcuno va adesso sul web, ci sono ancora oggi queste immagini, ma basta mettere macchia solare a forma di cuore, si trova. Ebbene, era il 13 aprile del 2016 quando questa macchia comparì per la prima volta, destando stupore, e pochi mesi più tardi, il 30 maggio del 2016, un evento catastrofico colpì il centro Italia. Dapprima vi furono il 30 maggio, appunto, sismi di 4,5 e 5 di magnitudo in centro Italia, e
E poi il grosso sisma si abbatté intorno all'1.36 UTC 3.36 locali del 24 agosto 2016, distruggendo per sempre Amatrice, come tutti ricorderanno. Il sisma fu di magnitudine 6,2. RAM ci aveva avvisato già nel 2014 che questi fatti si sarebbero verificati. Dunque io non posso non confermare che a tutti gli effetti RAM non è un'invenzione, una voce mentale di Lori, si tratta di qualcosa di reale che, come ho detto, ha una sua psicologia, un suo modo di vedere le cose, fornisce delle indicazioni, si rifiuta di darne altre. Insomma, è un'entità collegata in un qualche modo alla mente di Lori e tramite questa è riuscita a fornirci delle indicazioni, insomma, importanti, che hanno avuto poi delle conferme incredibili. Conferme importanti che destarono in me forte stupore, anche se ovviamente ero già da diversi anni avvezzo a questi eventi. Furono per me conferme importanti su come Lori avesse in realtà delle capacità extrasensoriali spiccate che gli hanno permesso nel corso della sua vita di entrare in contatto anche con Ram, Mario o chi che sia. Si tratta di cose reali che non sono frutto di immaginazione delle persone, che sono condivise anche da altre persone in tutto il mondo, da migliaia di persone sulla faccia della Terra, senza neanche saperlo a volte, ed è ora che queste persone non vengono più ritenute delle pazze, delle malate mentali, ma delle persone con le quali sarebbe il caso di aprire degli studi scientifici approfonditi per comprendere la natura di questa entità e del contatto, appunto, che viene instaurato tra loro e queste persone, insomma. Tra l'altro, ecco, gli eventi del sisma di Amatrice vennero poi confermati anche dai segnali che la mia equipe registrò all'epoca, da altri particolari descritti ad esempio da Lori stessa per mezzo di alcune visualizzazioni che in quell'epoca realizzammo, di cui appunto è impossibile parlare perché sono talmente tante che ci vorrebbe un mese, insomma, per affrontarle tutte, però queste informazioni ci sono state trascritte e Lori quando vorrà ve ne parlerà, insomma.